Comparito 73, 2, 1. Ok, posto. Ciao a tutti ragazzi, ragazzi, ciao a tutti ragazzi, siamo tutti su Final Fantasy 12, ragazzi, l'ultima volta siamo rimasti con il drago demoniaco sconfitto, ragazzi. Ho registrato ben 8 episodi su quel maledetto drago. Ragazzi, comincio subito così con Paoloni, drago demoniaco, maledetto drago demoniaco. Sì, ragazzi, l'ultima volta, per chi non avesse visto quei discorsi bisogna, ma per appunto dubito, perché per appunto sono stati 8 episodi lunghi e estenuanti. Abbiamo sconfitto il super boss drago demoniaco per l'appunto in 8 episodi, perché un episodio corrispondeva a un round di 10 minuti. Mi sono messa io la media, non le ho ancora finite di caricare, perché ragazzi, attenzione, sorpresa, sorpresa, ho trovato il modo di registrare ancora una volta questa settimana, perciò se non ho ancora finito di registrare, di appunto caricare gli episodi su Drago Demoniaco. Quando avrò finito di caricarli, faremo per appunto la famosa media e vedremo insomma quante barre vita corrispondeva una singola barra vita del Drago Demoniaco, perché avrà più barre vita, siccome ho super boss, eccetera, eccetera. Non vi sto a spiegare la situazione, andate a vedere gli episodi se vi interessa la cosa. Oggi però, ragazzi, siamo qui per fare un'altra missione. Andate a caccia ai ricercati. Il Drago Demoniaco non è un ricercato, è un boss segreto. Andiamo a caccia di un altro super ricercato un po' particolare. Non che ce ne mancassero molti, ce ne mancano tre super ricercati, di cui uno Ixion l'abbiamo già accettato, ma che dire, fa fatica ad apparire. Perciò oggi ci atterremo ad sfidare, ad sconfiggere un altro super ricercato, che per raggiungerlo bisogna fare una roba molto molto faticosa, e poi vi spiegherò. Allora, partiamo con Montblanc. Come stai andando a caccia, Cupo? Superbo, Cupo! Hai eliminato Drago Demoniaco, ti meriti questi i miei complimenti. È un grande onore che un membro del classe è riuscito in un'impresa tanto impegnativa, Cupo, e puoi dirlo forte, 50.000 kill. Effettivamente, allora vedete, Ixion ha accettato e dobbiamo sconfiggere il punto che Ixion compare a caso. E siccome per l'appunto, al momento, siccome per l'appunto noi adesso, per riuscire a sbloccare le aree dell'agio che si trova Ixion, dobbiamo andare a fare quello che dobbiamo andare a fare, quello che c'è da fare oggi, accettiamo nel mentre la caccia alla divinità di classe H. Oh mio Dio, andiamo alla caccia di un dio. Non è propriamente così, però dopo capirete. Allora, il committente Montblanc non l'avrei mai detto, divinità appunto di domanda, ovviamente. Il committente è proprio Montblanc. Intanto immagino da le quattro, immagino che se avete visto gli episodi della modalità storia, quattro figure di queste cinque le avrete già riconosciute. Comunque, una creatura spregevole, ignobile, ma soprattutto molto veloce tra noi, Cupo, ed è con quattro servitori, se ti interessa ti dirò il resto. Ok. Accetti davvero? Fantastico! Conto su di te, Cupo! Devi sapere che committente sono io, Cupo! Ora ti do tutti i dettagli, ascolta attentamente. Sono pronto, il bello è che sono neanche 3 minuti che sto. Neanche 4 minuti che sto registrando, sono partito così, a gazzo oggi. A gazzo perché ci mancano veramente poche cose da fare. Ci manca questo ricercato qui, Ixion, un altro super ricercato ancora, che è il terzo che avete visto nella lista. I ricercati ormai li abbiamo già completati tutti. Poi un'altra missioncina secondaria molto carina, che ho intenzione di fare prima dell'ultimo super ricercato. Un boss segreto che ho intenzione di fare prima dell'ultimo super ricercato. E infine avevo intenzione anche di fare la missioncina dei mostri rari. Ora ragazzi, parlate dei mostri rari. Volevo dirvi, prima di leggere la vignetta, ok, si legge tutte le vignette, intanto guardavo la telecamera, sarà messa giusta. I mostri rari, ragazzi, ricordate che avevo detto che dopo finito i ricercati, super ricercati, tutto quanto, avevo fatto come ultima roba i mostri rari. Ecco, prima del boss, di concludere il gioco, il gameplay con il boss finale, con gli scontri finali della modalità storia. Ecco, dovete sapere che i mostri rari sono 80. Io ne ho già incontrati alcuni durante le sessioni off camera che ho fatto per livellare durante la modalità storia, e prontamente ve ne avevo avvisato a riguardo ogni volta che ripartivo, dicendo: oh, sapete che quando ho livellato mi partiva, mi è comparso questo mostro raro qui, e andavo nel mistero a vedere, senza aprire la pagina ovviamente, perché poi le farò vedere tutte.
del bestiario. Ecco, ho intenzione di fare, allora, siccome la missione dei mostri rari, bisogna secondare dei mostri rari, per completarla dobbiamo, far fuori almeno 30 mostri rari. Io direi che per l'appunto faremo solo quella di far fuori 30 mostri rari, mentre gli altri 50 li farò fuori off camera. Poi quando caricherò gli episodi sui bestiari completo di Final Fantasy 12, per appunto nella descrizione dell'episodio sui mostri rari vi metterò per ognuno le cose che bisogna fare per farli comparire. Ma adesso torniamo alla divinità misteriosa. C'è una spaventosa creatura che si fa chiamare divinità e spargia terrore ovunque. I veri sei in pericolo, Cupo. Molti ne hanno già sperimentato la ferocia. Dobbiamo fare qualcosa per fermarla, Cupo. Se vuoi sapere di più, accetta il mandato. Accettiamo. Questo si chiama coraggio, Cupo. Si vede che hai accettato con consapevolezza. La creatura si nasconde con i suoi servitori nel faro di Idrana, Cupo, che sia riuscita a penetrare la luce del dice lunga della sua potenza. Ora dovresti essere in grado di trovare questa presunta divinità e sistemarla, Cupo. Non avere fretta, però, preparati come si deve. Divinità, inizia la caccia. Fagli da vedere a quei gencati, Cupo, più ne sconfiggerai, più ti farai onore. Ok, ha capito ancora una volta quello, ciò che dice quando gli parliamo. Ok, vabbè. Ok, quindi adesso andiamo alla caccia di questo misterioso essere che si spaccia per un dio. Non è un dio vero e proprio, ho già detto semplicemente, già ve lo dico, non è un dio vero e proprio, però è una creatura estremamente potente. E per farla fuori dovremo appunto raggiungerla nei sotterranei del faro, già vi dico. E per l'appunto sarà un casino. Perché, ragazzi? Allora, partendo dal presupposto che, allora, intanto le sotterranei del faro sono composti da solo tre aree. E in una di queste, per l'appunto, semmai mentre andremo in giro appunto per cercare di sbloccare le aree successive, se ci comparirà Ixion è completamente normale, perché per l'appunto ho accettato la caccia, è normale che ci possa comparire Ixion a caso mentre stiamo lì, che stiamo cercando di sbloccare le aree che ci servono per arrivare dalla divinità misteriosa. Comunque sia, adesso dirigiamoci sul posto e adesso vi spiegherò il tutto. Allora, mentre andiamo, allora, il foro di Idrana, come ho detto, il foro di Idrana è composto da tre aree. Al momento noi possiamo accedere solo alla prima area, che è il livello del buio. Per sbloccare le altre aree dovremo attivare i quattro sigilli, sigilli neri, se non sbaglio, che si trovano agli angoli di ogni area, appunto, di sotterranei del faro. E il problema è che per attivare per i stalli neri servono le perle nere, che sono queste qui. Infatti ne ho tenute alcune da parte dalla prima volta che siamo stati invece sulla base del faro, nel faro di Idrana, perché le perle nere all'inizio del faro ci servivano perché dovevamo a sbloccare il sigillo nella porta nera che ci avrebbe portato a sconfiggere il primo boss all'interno del faro, ma andate a vedere gli episodi di riguardo. Che sono per appunto delle sfere, c'è scritto lì, in cui a volte si concentra l'energia di determinati mostri nel momento in cui vengono sconfitti. Pare che sia il dispositivo che funziona ascoltando questa energia. Ecco appunto, questi dispositivi sono i sigilli neri. Ora, per appunto, come avrete intuito, le perle nere si ricavano dai mostri e appunto quindi per ottenere le perle nere necessarie per attivare i sigilli, i piedistalli neri, i sigilli neri, non mi ricordo più neanche come si chiamano, c'è già un dubbio. Dovremo per l'appunto ammazzare mostri, solo che prima per rendere possibile che i mostri ci lasciano delle perle nere, mentre che siamo per l'appunto in giro ad ammazzare mostri, dovremo per l'appunto affazzare un boss nascosto, che adesso vi farò vedere. Intanto, se non viene nessuno, devo dire che sta per comparire. No, ok, viene gente. Allora, comunque, niente. Qui le trappole all'entrata sono trappole che iniettano virus e sono estremamente letali. Mi danno stra fastidio. Quindi adesso, Dio che ansia che mi fa venire la musica dei sotterranei, veramente. Sto dungeon, l'ho già detto, è un dungeon che non mi piace per niente, ma non perché non sia bello, è per carità, è bello per il punto di vista che tu puoi livellare tantissimi. Il problema è che per l'appunto l'atmosfera che c'è è terrificante, e poi i mostri per l'appunto ti arrivano, che tu non hai fatto niente, ti arrivano tutti in massa.
Ok, cavallino Splash è morto e qui praticamente qua per riuscire a sopravvivere in questo sottogiorno fanno dobbiamo tenere sempre haste perché avete visto che già i mostri ci danno un po' di filo da torcere. Intanto entriamo qui nella prima porta che vedo che dovrebbe essere comunque la porta giusta che si porta che ci porta dal boss che dobbiamo sconfiggere per poter per appunto iniziare effettivamente questa caccia alla divinità. Allora, qui dovrebbe esserci uno dei quattro piedistalli, ecco, questo piedistallo nero. Leggiamo, c'è un'antica epigrafe, leggiamo l'iscrizione. Per disperdere le tenebre, usa le perle nere. La luce tornerà se inserisci la giusta quantità, ma se cedi, tutto sarà stato fatto invano. Ok, inseriamo le perle nere, prova a inserire le perle nere. Allora, possedute 6, inserite 0. Dobbiamo inserirne. Allora, proprio dipende, adesso noi siamo in quale area? Noi siamo, allora, per appunto come ci ha detto, dobbiamo inserire la quantità giusta di perle nere. Allora, noi siamo nel livello del buio a nord-ovest e qui servono 9 perle nere. No, al momento ne ho 6, quindi non basta, quindi lasciamo perdere. Vabbè, il momento, vedete, dai, questa porta segreta che sulla mappa tra l'altro non è segnata. Vedete, siamo entrati nell'ignoto, ma siamo fuori queste bune. Che brutto, cioè sono brutti sottogiorni del faro perché c'è buio, non vedi niente. Una perla nera, c'è una perla nera. C'è una perla. No, sta volando via, no. Ecco, sì, ecco, se la perla nera vola via o fai tempo a prenderla o basta. Sono quelle perle nere, ragazzi, che dobbiamo prendere. E le perle nere ce le danno a quanto pare sono i mostri che ci sono nelle zone per appunto qui che non si vedono nella mappa. Madonna, raga. Che brutte ansia. Mi sa che dovrò tenermi anche le cinture bolla. Perché veramente non riesco a. Altrimenti mi curo troppo. Metto, ecco, cintura buona a tutti quanti. Qui. Veramente questi qui sono anche terrificanti già. Ok. Mannaggia, la persona fa fuori sto qua, Balfia, che altrimenti rompe troppo le scatole. Non ha senso, questa roba non ha senso, non è fisica. Questa non è fisica, questa è illogica. Sono due robe diverse, fisica e logica. Qui non posso scappare tanto come nelle miniere di Ken per evitare mostri. No, ma sì, ma ci manca la punta e il geomante a caso. Oh, lei, poi do una perla nera. Lei, meno una perla nera l'abbiamo presa. Signore geomante, lei non è molto amichevole per persona, quindi si deve vedere scatole. Ma perché gli sguardi ingannevoli vanno sempre a segno? Le cose peggiori vanno sempre a segno. Oh, le cose di cui si può fare a meno no. E tutte le volte fare il tempo teatro a tirare l'attacco. Fantastico. Allora, vediamo di sistemarci subito e metterci l'haste perché veramente qui è, sono veramente, ragazzi, c'è un motivo se sono terrorizzato da questi dungeon, è perché, non so se avete visto, mi fanno leggermente ma tanto male i mostri. Adesso dobbiamo proseguire da questa parte, no, non è vero, mi sono già persa, ragazzi, mi sono persa, aiuto. Allora, io sono qui. Devo capire dove andare. Ok, ho aperto pure la porta. Sono andata nella zona sbagliata. Perfetto. Mettiamo di qua. No, sono proprio entrata nella. Nah.
Cioè io avevo guardato la mappa e sembrava che qui, da qui potessi accedere alla zona del boss, invece no, devo andare nella sala nord-est. Madonna che infami. Tutti fermi, raga. Fatto mi tirare le vitaga. Ole. E adesso non possiamo più correre il rischio. Comunque tutti sti avano, stanno cominciando a rompere le scatole, eh. Se danno fastidio. Dai, ti ardes. Faglia vedere. Maledetti. Oh. No, capolavoro è quello che rompe di più le scatole. Ecco, cosa apre per il capo. E quello è più grosso. E quindi io questa musica me la faccio sotto anche io, che sono, anche io nella realtà. Allora. C'è un bel posto anche per livellare magari, ma il problema è che magari vanno troppo frequentemente i mostri e io per l'appunto ho bisogno di tenere sempre cintura e bolla, comunque lo status bolla, perché altrimenti si... Io direi di cominciare a muoverci, altrimenti qui non smetto più di arrivare, basta. Ok, questa dovrebbe essere la porta giusta. Ecco, invece a nord-est è quella in cui servono più perle, per il livello del burro servono 18. Oh mio Dio, allora adesso andiamo dalla porta qui a destra. Ok. Che brutti i bulli visti così, che si vede solamente tipo il mist intorno che c'hanno. Io ho messo l'est a tutti e adesso l'est servirà perennemente. La palla mia! Ho capito che il negromante è stato fuori se a caso, se dopo si è appena fatto fuori un mostro, ho capito. No, andò che rompi scatole di negromante, rompo le scatole solo perché metto caos ai personaggi, basta. Guarda quanti compaiono parlando di negromanti. Guarda quante volte si teletrasportano che io non li posso colpire. Dubito che farò il tempo, ragazzi, ad arrivare alla divinità misteriosa entro oggi, perché per l'appunto sono a raccogliere tante perle nere. Penso che semmai raccoglierò le perle nere off-camera, poi vedrò magari un... quando registro la prossima volta di aprire già tutti, usare già tutti i piedistalli, così saremo già e arriveremo direttamente da lui. Qui dovrebbe esserci un muro che si può rompere, eccolo qua, muro della stoltezza. Questo vuol dire che solo gli stolti possono non capire che si può rompere. Ovviamente è un'offesa degli dèi, perché gli dèi, a quanto pare, si ritengono oscuri, ritengono le loro offese possibili, cioè. Allora, alla prossima dovrebbe esserci appunto il boss. Mannaggia, mannaggia, maledetti. Oh, la palla nera.
Ok, presa. Adesso qui dovrebbe esserci la sala del boss, quindi io mi potenzio subito i personaggi, ovviamente. Allora, intanto fermo un attimo il video perché siamo già a 20 minuti e com'è possibile che Bazzia è qui dietro? Vieni, bravo, ecco.